È un inizio in salita quello che aspetta il Pescara. Nel tardo pomeriggio sono stati diramati i calendari e per i biancazzurri c'è subito un match probante. Il campionato inizierà il 4 settembre all'Adriatico Cornacchia contro l'Avellino. Delfino subito contro il fresco ex Illanes, mentre non ci sarà il neo biancazzurro Aloy, arrivato proprio dagli Irpini, infortunato e squalificato per la prima. Improbabile la presenza degli altri ex nelle fila degli Irpini. Riccardo Magnero e Gennaro Scognamiglio sono sul mercato e potrebbero partire entro fine mese. La prima trasferta domenica 11 settembre alla Francioni di Latina contro la squadra del DS abruzzese Marcello Di Giuseppe, che ha pescato dall'Abruzzo l'ex attaccante del Chieti Luca Fabrizi e giorni fa ha acquistato un altro attaccante, Margiotta. Alla terza giornata un'altra big all'Adriatico, l'appena retrocesso Crotone di un altro ex, Franco Lerda, tra le candidate ad un campionato di vertice. Alla quarta giornata Pescara di scena a Viterbo e poi seconda trasferta consecutiva e altro big match. Quinta giornata il 25 settembre, peraltro Election Day, allo stadio Zaccheria, Foggia-Pescara. Dopo un inizio impervio, il calendario riserva partite contro squadre sulla carta più abbordabili per poi tornare più impegnativo all'undicesima con la gara in casa della Juve Stabia. Da circoletto rosso anche il match della tredicesima giornata, il 13 novembre, col ritorno del tecnico Gaetano Auteri, Pescara-Messina, e alla quindicesima la sfida contro la corazzata Catanzaro guidata da un altro ex, Vincenzo Vivarini, il 27 novembre. Ritorno al Ceravolo il 26 marzo. Un campionato che inizierà e non avrà soste fino a Natale, con un turno infrasettimanale per ognuno dei primi quattro mesi del 2022. Mercoledì 14 settembre, Crotone appunto, 19 ottobre, trasferta a Giuliano, 30 novembre, trasferta a Francavilla Fontana contro la Virtus, il venerdì prenatalizio, 23 dicembre, già la prima di ritorno ad Avellino. Nel 2023 il primo match l'8 gennaio a Pescara contro il Latina. Turni infrasettimanali il 1 febbraio, fuori casa col Monterosi, e il 15 marzo trasferta a Messina. Il Pescara chiuderà il campionato in Basilicata a Picerno il 23 aprile. Il commento del tecnico biancazzurro Alberto Colombo. Sì, direi che l'inizio in casa è stimolante sia per giocare all'Adriatico sia per gli avversari, perché tra la prima e la terza giornata abbiamo già due big del girone e chiaramente poi anche tutti gli avversari in questo inizio di campionato, dove le squadre potrebbero non essere al 100%, sono insidiose, come potremmo avere tutte le possibilità di giocarci le nostre carte. In questo momento noi abbiamo bisogno di trovare la nostra identità e soprattutto c'è la curiosità di vedere la squadra all'opera in competizioni ufficiali, per come può reagire anche dal punto di vista della pressione e delle reazioni alla partita vera. Sempre nella giornata odierna la Lega Pro ha comunicato le date della Coppa Italia, il cui inizio era previsto per il 21 agosto, ma è slittato. I primi quattro turni si giocheranno in gara secca il 5 ottobre, 2 novembre, 16 novembre e 7 dicembre. Semifinali, andata e ritorno, 18 gennaio e 15 febbraio. Finale, 1 marzo e 11 aprile.